Vabbè, vai, devi fare l'intro. Faccio intro mentre tu ti scappelli. Una cosa bruttissima. A un certo punto lui prende e va in salone con l'iPad, giustamente, che mi sapeva tutto, un ragazzo sveglio. Io e lei ci stavamo conoscendo. Mentre eravamo casualmente, non so come ci siamo finiti sotto le coperte. Giustamente avevamo spento la luce e tutto quanto. Sento mia nonna. Beh ragazzi, direi che già da questi primi secondi di video avete capito che l'ignoranza regnerà per tutta la durata del video. E quindi di conseguenza io non posso che augurarmi che questo video vi piaccia. Quante volte sto a di video. Comunque, se vi piace effettivamente, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere anche se ne volete altri assieme a Sespo, perché noi ci siamo divertiti veramente tantissimo. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il video che abbiamo fatto per il suo canale. E niente, non mi dilungo ulteriormente. Buon video a tutti. Arridaglie. E buona giornata. Raga, devo dirvi un segreto. Io sono Justin Bieber. No, non è vero, devo dirvi un segreto. Io sono Lucas Jim. Di la verità, Sespo, devono sapere tutti. Io sono gay. Aspetta, che qua è una cosa che c'è, cioè, uno si deve concentrare e fa ste cose. A few moments later. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo nuovo incredibile video in compagnia di Sespo. Comunque urla un altro po', perché tanto non sono le 11 no, e un no, quarto, no, assolutamente 11 no. E 20. No, no, guarda, no. Comunque ho urlato meno di te, che prima è iniziato il vlog, hai fatto tipo palla ragazzi, qui è Sespo. Comunque, allora, signori, noi comunque siamo persone sobrie, volevamo dirvi che oggi siamo tornati qui con un video importantissimo, perché il canale non va avanti senza questo video, e siamo con un... come lo possiamo chiamare? C'è una challenge, non mi sembra il termine giusto, però comunque troppo siamo... Troppo all'Anthony di Francesco. In pratica oggi, mentre lui si sistema il cappello, come dicevamo prima, andremo a fare una partita a FIFA, andate ritorno perché poi il ritorno sarà sul suo canale, squadre casuali, quindi partiamo, aspetta. Io scelgo due te. Prima dobbiamo spiegare il video. Praticamente ogni gol... L'altro, quindi chi ha preso gol, oltre a rosicare come le merde, dovrà raccontare una sua situazione imbarazzante. Ok. Quindi io che ragazzi, cioè, lui non sa le mie, io non sa le sue. Assolutamente quindi. No. 3, 2, 2 1. 1. Ma che cazzo? Perché ha fatto questa cosa? Io c'ho la Roma, io c'ho la Roma, io c'ho la Roma. Sì, vabbè, però non si fa una cosa del genere. Io c'ho la Roma. Il Sandhausen. Capito, romanista. Edo. Joystick cross. Io te lo dico prima. Perdo apposta. Se te batto... La raccontiamo ai posteri. La metti di testa. No, no, non ce la faccio. Ah, che cazzo ti dico? L'herpes. Ah, no, aia. La metti dietro, dietro la sedia. Vai, dietro la sedia. Raga, noi abbiamo fatto mezza partita. Perché la partita prima abbiamo provato una cosa del genere. Abbiamo fatto squadre casuali. E lui al 30° ha detto, vabbè, vai, finiamola qua. Stava sotto 2-0. Quindi. Allora, Edo, hai le ultime preghiere prima di pigliare la sveglia. L'ha fatta variamente. Io voglio solo ammazzare per prendere il rosso con tutti i giocatori. Ah, così dici, non ho perso perché sono sì, sì. Scarso. Comunque guardate che tiki taka di sta squadra subito. Io non so i nomi, non so i giocatori, non so nulla. Guarda Perez che fa fatica perché capisce subito che non è aria. Mazza, questi qua hanno un controllo palla di Geronimo Stilton. E perché Sharawi c'ha un bel passaggio, mi dicono. Mi dicono. Sharawi sicuramente meglio di Pacarda. Guarda come giochicchia questa squadra. Che team, signori. Mi ha dato un messaggio. Che team? Che Vodafone! Era bruttissima! Era bruttissima che tiro Vodafone! Vabbè, te, troppo di merda! Momenti con ogni colpo era depressione! Ottimo! Mamma mia! Davanti comunque c'è un'intraprendenza da parte dei nostri giocatori che farebbe... Non mi piace per niente a me, ha messo un po' al mio. Farebbe invidia a Leicester, ragazzi! Questa intraprendenza offensiva del... Come si chiama la squadra mia? Benissimo! Allora, intanto saluto tutti i like di Instagram a tutti! Generalizziamo, questo la via male. Il culo. Che cazzo è come era oggi? Perché c'è un gioco serio per terra? Si sta disperando. Ma che cosa è successo? No, raga, questo è un complotto. Questo, oddio, l'ha ripreso in velocità. Non ci credo. Pacarada. Pacarada, the best. Grande pedel. Oh, oh, mi hai baciato. Tu sempre là comunque. Vedete ragazzi che qui Sespo. Eccolo Nainggolan.
No, comunque te giochi in cioè, come fai? Tutti in difesa. Tutti in difesa. Hai superato tre volte la metà campo in E mezz'ora. Sharawen Golan comunque dovrei fare il modulo. Ma Vuten è dappertutto, Sì, non è la Paganara. Anche lui, tutti, spirito di sacrificio, eccolo qui. Fascia di capitano al braccio, si vederebbe. Saltato un Perez, se ne fa un altro. A saperlo. Non è tuo. No, le leggi della fisica lo impediscono. Hai visto come detto il passaggio? Passaggio, ok, l'ho dettato. Sicuro l'ha meglio dettato che effettuato, eh. Lo Ma chiamavano. comunque no, secondo me non funziona sto tasto. Mo' è arrivato, funziona il tasto. Tutte scuse. Mamma mia! Senti, funziona in merda, senti. Come l'hai fatto, mi hai segnato. Si vede dall'azione. Sì! Ma come ha tirato col contagocce? È il cappello che porta sfiga. È il cappello perché ne hai presi 5-4. Aspetta, Non vedo, non vedo, aspetta. Non vedi, non vedo, guarda. Ma stai bene! Sto no, no, devo sparire, non vedo. E allora metti pausa! Guarda il cross! No. Leva questo cappello! Aspetta, definizione. Ok, grazie. C'è che. Grazie, al 93 adesso segna. Non mi ricordo mai il nome della squadra. Famo rigori ogni rigore segnato perché è difficile. No, aspetta. Mi ho detto rigori e segni. Oddio! Mamma mia! Mamma mia! Okay. Perché non sale il portiere? Perché è 0-0. No. Supplementare. Facciamo a sé rigori ogni rigore segnato un segreto. C'è Ma intanto fammi supplementare. No. Era là per sbaglio. Che poi ho fatto entrare Mozego e comunque bravo. Cioè a me non è quello di attaccare. Morto. Oh, non è fallo. Non ha finito il discorso su Dzeko. Voglio giocarla, signore. No, e non grande, è l'attaccante che mi fa sborrare Dzeko. Grande. Oh, questo è pazzo. Scatenato. Era pallo, ora dimmi di no, era pallo. Era pallo. E allora signori, è arrivato il momento che Sespo si sputtanic. Allora. Estate 2015. Io comunque sei etero, più o meno. Sì, più cioè, o meno. Ancora ero di quella sponda. Esatto. Poi dopo questo avvenimento hai cambiato. Perché? Giustamente. Comunque un rimorchiatore nato come Sespo stava in spiaggia. In spiaggia. Sul lettino. Sul lettino. Con una ragazza. Che ti faceva un pompino. Faccia rima! Ci sta! Dai, è una cosa seria. Ah, ok, vai. Spiaggia. Tutto bello. Quando? Quando? Non quando? Mi giro. L'estate, no? Non mi giro. Non ti giri. Tutto bello fin quando non mi giro. Non mi giro, ok. E dietro, cioè noi parlavamo. Vedi che dietro c'è sempre qualcosa o qualcuno? No. Noi parlavamo tanto bene. Parlavate? Stavo parlando. State parlando? Ah, state parlando! Ma potevi dirlo subito. Vai. 4-5 minuti che dietro ci stava il cugino. Suo? Sì. E quindi ha visto e sentito tutto. Nel frattempo ha anche collaborato con il pensiero, lui era lì. Comunque, signori, allora facciamo così. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Purtroppo non ci sono stati tanti gol, però voi intanto lasciate tantissimi like per questo video, che comunque spero vi sia piaciuto, come ho già detto. Passate al canale di Sespigno, perché ci sarà oggi stesso il ritorno sul suo canale. E quindi magari lì chissà se riuscirà a farmi qualche gol e io anche mi sputtanerò. Non comunque, si sa. Comunque, quella ragazza, però, sempre nella storia, ha fatto come te. No, no, è possibile. Un attimo. No, io devo vedere impostazioni, due partite che. Due partite, quindi. Intanto. Seleziona lato. Posso cambiare joystick? Cioè. Cambio automatico manuale. Cambio automatico manuale. L'ha messo Zlatan, ecco. Ecco perché non ce la faccio, automatico. L'ha messo Zlatan.